quanto desidererei incontrare il fratello Draghi della sua Orloge, anche perché venendo anch'io da lunghissime esperienze di mondo massonico, nazionale e internazionale, le dico che la conoscenza, come il mio maestro Cossiga, la conoscenza di Draghi mi divertirebbe moltissimo, ha capito? Perché lui è qui perché deve eseguire gli ordini di altri che stanno sopra di lui. E che io chiamerei il clan di Saruman, vi ricordate chi è Saruman, no? Il più potente dei maghi che però si è già venduto all'oscuro signore. Chi è l'unico della terra di Mordor? Ricordate il grande Tolkien. Allora, chi è l'unico che si può opporre a Saruman? Forse gli uomini, forse i nani, forse gli elfi? No, perché Saruman è potentissimo, no? L'unico che può opporsi è Gandalf, che come Certo. tutti i maghi è grigio all'inizio. Quindi deve scegliere il bene definitivamente per diventare Gandalf il bianco e avere tutti i poteri esoterici per fronteggiare Saruman. Allora io vi dico che Draghi non è Saruman, è un orchetto e ha gli ordini di un Saruman, È un capito? lacchè, Però, da, molto, molto però più dall'altra miseramente. parte, però dall'altra parte della massoneria internazionale ci sono dei Gandalf che si stanno organizzando, Sì, ha capito? sì. Questo è il vero, questa è una cosa di cui purtroppo non si può parlare, perché sarebbe, per scriverne seriamente bisognerebbe dire delle cose che non si possono dire. Ma io vi assicuro che ci sono dei Gandalf che si stanno organizzando. Sauron ha riacquistato molto del suo antico potere. Non può ancora assumere forma fisica, ma il suo spirito non ha perduto nulla della sua potenza. Rinchiuso nella sua fortezza, il Signore di Mordor vede tutto. Il suo sguardo trafigge nuvole, ombre, terra e carne. Sai a cosa mi riferisco, Gandalf? Un grande occhio. Senza palpebre, avvolto nelle fiamme. Sì, è Sauron. Sta richiamando lui tutto il male. Potere di Mordor. Non ci può essere vittoria. Noi dobbiamo unirci a lui, Gandalf. Dobbiamo unirci a Sauron. Sarebbe saggio, amico mio. Dimmi, amico, da quando Saruman il saggio ha abbandonato la ragione per la pazzia? Perdonami, ti ho scambiato per Saruman. Io sono Saruman. O meglio Saruman come doveva essere. Tu sei caduto. Attraverso l'acqua e le fiamme. Dal torrione più basso alla cima più alta ho lottato con lui, Balrog di Morgoth. Alla fine ho abbattuto il mio nemico e ho scaraventato la sua carcassa contro il fianco della montagna. L'oscurità mi ha avvolto e ho errato fuori del pensiero e del tempo. Le stelle compivano il loro giro e ogni giorno era lungo come una vita terrena. Ma non era la fine. Ho sentito la vita in me di nuovo. Sono stato rimandato qui a terminare il mio compito. Gandalf? Sì.
È così che mi chiamavano. Gandalf il Grigio. Era quello il mio nome. Gandalf. Io sono Gandalf il Bianco. E ritorno da voi ora, al mutare della marea.